OLG International, società, una piccola media impresa italiana con sede anche in Svizzera, Hong Kong e in Cina. È stata sicuramente una giornata interessantissima oggi, in quanto abbiamo avuto la possibilità di incontrare sicuramente altri addetti ai lavori. Saluto istituzionale importantissimo, vista l'importanza del nostro settore a livello geopolitico e macroeconomico, e anche per cercare di risollevare un po' il nostro PIL italiano. Però non bisogna dimenticarsi delle piccole e medie imprese, che sono, specialmente in Italia, sono il volano dello sviluppo del paese. Siamo una piccola media impresa che però è a supporto dei grandi gruppi internazionali, per esempio lavoriamo con dei grandi, appunto, con i gruppi della moda internazionali, e diamo quel supporto necessario dove anche i grandi gruppi non riescono ad arrivare. E noi qui, il nostro scopo è proprio quello, non tanto appunto di fare la spedizione in sé, di portare appunto la merce da un punto ad un altro, ma proprio risolvere i problemi e tutto quello che è annesso al trasporto e a tutti i problemi documentali, doganali, a tutti i vari step necessari perché si possa far sì che riescano a effettuare gli eventi in tempo e che si riesca appunto a consegnare tutto, a rispettare le tempistiche che richiedono i clienti. Quello che stiamo cercando di sviluppare, tutto in autonomia, è di andare dove appunto le PMI non riescono a competere con i grandi, è proprio quello di customizzare e fidelizzare al massimo i clienti. Quindi cerchiamo di andare a lavorare e a gestire tutto quanto possano essere appunto le passioni dei nostri clienti, quali appunto auto da collezione, arte, vini pregiati, perché anche il vino è essa stessa un'arte, perché viene prodotta solo in piccole quantità in certi posti, unici al mondo, così come l'arte è un pezzo unico. Quindi anche i clienti devono capire che non possono affidarsi magari a grandi gruppi perché hanno altre logiche di mercato, ma devono necessariamente essere supportate da una piccola azienda come la nostra. È successo circa 2-3 anni fa che abbiamo dovuto, appunto, la nostra attività è quella di gestire l'apertura totale e completa di un negozio, e dovendo consegnare marmi, desk, case e anche le facciate in quei giorni, mentre Trump era presidente, potete immaginare la presenza di servizi segreti e forze speciali, quindi tutta l'area era chiusa vicino a Trump Tower, quindi per 1 chilometro le nostre squadre hanno dovuto trasportare neanche la merce, neanche le casse, ma proprio quasi in strada dovevano andare con i desk e con appunto tutti i materiali a braccia, proprio perché era vietato accedere con qualsiasi tipo di mezzo. Non capita tutti i giorni di avere di fronte un imprenditore giovane come lei, e i giovani sono coloro che state cercando. Assolutamente, ho la fortuna di trovarmi in questo ruolo a soli 33 anni, l'età media della nostra azienda è di 34 anni, con 2 persone quasi in uscita, che tolte queste 2 persone saremmo quasi a 28 anni. I giovani sono una risorsa fondamentale, in Italia purtroppo è molto difficile trovarle, anche proprio perché non ci sono sbocchi, si pensa che non ci siano sbocchi lavorativi, invece ce ne sarebbero, ci vuole gente determinata, capace. Questo è un po' un appello a tutte le associazioni di categoria di lavorare, e anche ad altre aziende, di cercare di approcciare alle università, ai licei tecnici, di approcciare i giovani a questo lavoro, perché è un bel lavoro e non si tratta solo di trasportare o guidare camion o essere magazziniere, è un lavoro molto più evoluto che negli anni, grazie anche alla digitalizzazione, diventerà molto più importante avere delle qualifiche molto più specializzate rispetto al semplice lavoro manuale.